Buonasera. Mi chiamo Paolo, ho 45 anni e vengo da Fondi in provincia di Latina. Tra le mie passioni principali c'è il tango argentino. Il tango non è un qualcosa che si impara, ma è un qualcosa che viene tirato fuori, perché in ognuno di noi c'è tango. Il tango è uno stile di vita. La inviterei al banco del bar, che c'è qualcuno che la sta aspettando. Sono single perché perché questa volta devo trovare quella giusta. Salve. Ciao. Piacere, benedetto. Paolo, piacere. Prego. Ben arrivata. Grazie. Come va? Bene, te? Non male. La mia donna ideale è piacente. Le curve al posto giusto. Io, come vedi, mi sono già portata avanti. Mi sono fatto aspettare molto? No. Oh. Perdonami. No, figurati, non c'è problema. Preferirei incontrare una donna che balli tango o quantomeno sia affascinata dal mondo del tango. Nella vita cosa fai? Lavoro in un bar al centro di Roma. Al centro di Roma? Mm-hmm. Del tango quello che più mi piace è l'abbraccio. Sincronizzare il respiro con la partner dà emozione. Fra le mie passioni da un anno e mezzo a questa parte c'è il tango argentino. Tu hai mai provato? No, non è una danza, se si può dire così. Un ballo che mi piace particolarmente. Ma lo dici per preconcetto oppure perché è una cosa? Proprio per una cosa mia personale, cioè proprio per una. La persona che incontrerò, se non gli piacerò, non ci ha capito niente, poverino. Cioè, se tu mi chiedessi, lo faresti mai? Ti direi di no. Paolo il tanghero e Benedetta la barista invece si sono appena conosciuti, ma il loro appuntamento promette già scintille. Stavo per chiedere sta cosa. Sì. Quando abbiamo iniziato a parlare prima, sei stata categorica sul tango. Beh? Sei proprio categorica. Sì, non mi piace. La cosa più imbarazzante che può succedere stasera è che non si riesce a comunicare in nessun modo. A quel punto diventa veramente pesante. Ma te hai altre passioni legate al ballo? A me piace proprio il ballo in generale. Quando ero proprio più piccolina ho lavorato nei villaggi turistici. Io facevo la parte risveglio muscolare, insegnavo salsa e merengue. E posso fare una battuta pessima? Vai! Per il risveglio muscolare, che tipo di sveglia si usa? Beh, ti ho chiesto il permesso. Era veramente pessima. Ma ti ho chiesto il permesso, dai!